sera due brevi parole sul programma che eseguirò, un programma incentrato sull'acqua. Siccome l'acqua fa parte, è uno dei quattro elementi, ho voluto iniziare il programma con queste quattro sonatine che ho scritto, dedicate ai quattro elementi appunto. Sono delle sonatine che sono state pubblicate recentemente dalla Universal Edition, e in particolare la prima e la seconda sonatina, quella dell'aria e della terra, e soprattutto quella della terra perché è costruita con tutti i temi friulani, è stata inserita in un catalogo speciale che verrà inviato a tutti i direttori artistici dei teatri per fare dei programmi sul cambiamento climatico. Questa ispirazione ai quattro elementi mi ha permesso di immaginare una musica che io chiamo raffigurante, cioè una musica che nasce da immagini e che vuole creare immagini. Mi spiego meglio, lavorare con le immagini non è solo lavorare con la musica da film, le ho volute indagare appunto sotto un altro punto di vista. L'immagine è la codifica dei ricordi, cioè i nostri ricordi sono immagazzinati dentro di noi attraverso delle immagini, sono proprio la forma con cui i ricordi sono conservati presso di noi. E anche se noi questi ricordi, queste immagini non le visualizziamo, esse ci sono perché magari le abbiamo avute in un momento che non ce lo ricordavamo, magari quando eravamo piccoli. Tutti i nostri sentimenti, la gioia, la tristezza, con tutte le loro sfumature, non sono altro che queste immagini sedimentate dentro di noi nell'arco della vita. Di cosa sono fatte queste immagini? Le immagini sono fatte di... la sostanza delle immagini sono delle vibrazioni, ma anche la musica è una vibrazione, ed è quindi l'arte maggiormente... l'arte perfetta che va a svegliare in noi queste immagini che si traducono poi in sentimenti. E la musica va a colpire ognuno di noi in modo speciale, ed è questo il bello, perché ci fa sentire unici quando ascoltiamo un concerto. Thank you.
Emozione poterlo suonare qua al Museo delle Arti Carniche. Thank you.
Thank you.
come ultimo brano del programma suonerò appunto il brano filo conduttore di tutta questa stagione di concerti, Isonzo, che è un brano che ho scritto nel 2014 quando per i preparativi all'anniversario della Grande Guerra, e quando mi dissero di fare appunto questo brano su questo fiume a me molto caro, e diciamo che il brano lo scrissi in un pomeriggio e venne fuori così semplicemente. E il brano vuole appunto raccontare lo scorrere dell'acqua di questo fiume che ha visto questa tragedia della Grande Guerra e ha visto morire tantissimi soldati, ha visto le sue acque tingersi di rosso, ma il fiume poi ha lavato, ha portato via, ma non ha visto solo questo, ha visto dei soldati, ha visto anche le loro speranze che la guerra finisse e le loro speranze di tornare dalle famiglie, questi sogni d'amore, queste speranze. Quindi il fiume come spettatore delle sofferenze, ma poi in maniera catartica quasi l'attesa della liberazione dalle sofferenze. Thank you.
subito un altro bis. Il brano si chiama Di te profumo ed è dedicato a una persona speciale che contiene dentro di sé un'altra persona speciale.